Come mai voi avete deciso a un certo punto di fare questo salto e venire qui a Canale 5? Ma dunque, posso parlare io? Perché a me in treno non piace mai parlare. Certo. Dunque, ho fatto questa scelta. Ho fatto questa scelta perché mi ha costretto lui, in poche parole. Io non avrei mai pensato, per un fatto affettivo, di lasciare la RAI, perché la RAI dovevo tanto, era stata veramente la mia mamma, mi aveva tirato su, mi aveva dato una dote, mi aveva fatto incontrare lui, e quindi ho detto mai nessuno al mondo riuscirà a portarmi via dalla RAI. E cosa è stato, ecco, quello? Dunque, tanto è stata la persona, cioè Berlusconi, perché è un uomo che ti convince. Grosso carisma, certo. E poi niente, per avere questa spinta nuova dopo tanti anni di Rai, in effetti, appunto, come la mamma, uno poi dice vabbè, però la mamma non mi dà più stimoli, e siamo venuti qua. È stato stimolante ricominciare in una televisione commerciale che era appena non siamo certo venuti per soldi, perché la RAI, perché Canale 5 ci ha dato meno della RAI. Certo, vi ha dato meno, no? No. Insomma, non è vero. No. Come non ci ha dato? Ma chi è che? Quanto ci ha dato di più? Ma scusa, come c'è? Non lo sai quanto dà? Ma chi è che tiene i conti? Lui. Io ti ho detto, cosa ti ho detto? Che ci dava più o meno. Che ci dava di meno? Vabbè, adesso. Ma sei tu che tieni l'amministrazione? Ma sono passati tanti anni che stiamo a vedere cosa è successo allora. Non lo so. Ma io non ho. Io tengo l'amministrazione e io. No, tu ti fai la cresta, che tieni l'amministrazione? Tu hai fatto la cresta. Sì, ma è vero, il primo anno l'hai fatta. L'ha fatta, evidentemente sì. L'hai fatta il primo anno? Come su... Vabbè, insomma... Come su Sbirulino. Come su Sbirulino? Mi sono comportato. Vabbè. Dunque. Comunque, veramente, è stato convincente il dottore e poi ci siamo trovati bene. Bene, per i soldi. Ma come per i soldi? No, dico, anche. Anche, no, lui aveva dimenticato anche, l'ha messo dopo. Dopo. Sì. Poi c'è un'altra cosa che volevo chiederti. Allora, ti spiace ma se... Ma la sai? No, però la leggo. Ah, ci sono problemi. Ti spiace se ti... Poi, ecco... Puoi parlare con Corrado, magari, così, in modo silenzioso, ecco, perché è una cosa tra me e... Senti, come mai poi a un certo punto tu, che eri veramente la showgirl in tutti i sensi, come ho detto prima, cantavi, ballavi, recitavi, a un certo punto hai smesso di ballare, perché? Dunque, perché intanto il ballo non era la mia carta vincente nelle tre cose, la mia carta vincente era far ridere. Poi c'è un momento che bisogna dire basta. Perché il fianco si era alzato, la vita si era alzata. Ah, succede così, eh? La spina dorsale si era rispolverata. Vabbè, ora va bene. No, aspetta, non è finita. Non ci vedevo più. Perché non è che voglio dire, ci vedevo, c'era passata la vista. No, non ci vedevo perché sennò vedi. Beh, con gli occhiali certo non ecco, si può ballare. Allora tu mi insegni che non si può sempre fare il balletto, la passeggiata come le facevo io, era bello anche un po' di balletto acrobatico. Perché Ether ci vede invece bene. Ecco, io volevo proprio dire, fammi aprire una parentesi, non per fare la sviolinata. Io poi sono dell'idea che o si balla come Ether o possiamo anche farne a meno. Brava! Questa è la... Quindi voglio dire, ho smesso. È un gesto di grande umiltà e che dimostra quanto sei grande come artista, oltre che come donna. Tu sei molto carina, però è vero. Insomma, ti dirò che la devo di Ether. Non parlo mai a casa, fammi parlare con Columbro. Scusa. Allora, ti dirò. Se vuoi tornare dopo, vi dice. Ecco. Che l'arrivo di Ether è stato molto brutto per noi soubrette, perché la gente ha finalmente capito chi balla. Poi chi passeggia cantando, sballucchiando, va benissimo. Ma perché forse le soubrette italiane nostre erano più complete, sapevano anche recitare. No, non era, sai, noi la ginnastica, voglio dire, non c'era neanche la scuola, all'epoca mia non c'era scuola di ballo. Adesso le bambine piccole fanno i balli acrobatici, insomma, non era neanche colpa nostra. Adesso io ti ringrazio, puoi tornare tra di noi. È che lei... Abbiamo... Sì. No, dimmi. Abbiamo delle gag. Sì. Delle gag che riguardano, credo, soprattutto Vianello. Sono qua. Te la senti di vederti come eri 8 anni? Vediamo cosa. Sì.